Siamo presso la sede di Talzano Taranto di USB, ho al mio fianco Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Partiamo dall'incontro con il Premier Conte e gli altri ministri. Io, seppure in toni abbastanza, come dire, accesi, ho chiesto al Premier Conte come mai il governo non ancora continui a tenere ArcelorMittal e invece non lo estrometta completamente. Peraltro, Rizzo, vi avete fatto in questo incontro, avete presentato una proposta, un progetto molto organico per quanto riguarda il numero dei lavoratori di Ilva, ArcelorMittal e Ilva in AS, ma andiamo con ordine. Intanto, ciò che vi è parso il Premier Conte dinanzi a questa presenza ingombrante di ArcelorMittal? Ma è un po' la domanda che io ho fatto negli ultimi incontri al Ministero e l'affermazione che ho fatto a Conte quel giorno, dopo che lui ha detto che stanno continuando a seguire la logica dell'intervento pubblico con il partner privato, un partner industriale di livello mondiale che è ArcelorMittal. Io gli ho detto che è un soggetto che non merita fiducia, tant'è vero a Conte quel giorno ho ribadito, ho detto secondo me è sbagliato affidarvi di un soggetto che in 24 mesi ha fatto il bello e cattivo tempo, tra l'altro non pagando neanche i canoni d'affitto su cui si è accordato ieri con la diligence di Ilva in AS. Quindi, come dire, affidare uno stabilimento di quella portata con un intervento pubblico che sarà economicamente massiccio rispetto a un soggetto che si comporta in quella maniera, io la vedo una cosa sbagliata e gliel'abbiamo ribadita al Premier. Lui dice, a parziale giustificazione della posizione del governo, lui dice che l'intervento pubblico deve avere in pancia il competitor privato, quindi il socio privato. C'è bisogno di avere il socio privato, in Italia non c'è nessuno che abbia quei requisiti e quindi, come dire, loro puntano su ArcelorMittal. Al netto che ancora oggi non sanno se Arcelor rimane oppure no al 30 novembre. E questo, come dire, è alquanto paradossale. Ecco, avete presentato, dicevo, una proposta molto organica, ora la analizzeremo, diciamo, per così dire, capitolo per capitolo. Intanto avete fotografato la situazione attuale dei lavoratori ArcelorMittal e Ilva in AS, considerando quanto si è speso. Sì, allora, questa non è una proposta politica, lo specifico subito. Quindi non è quello che noi pensiamo su Ilva, che lo sanno tutti, noi siamo convinti che ci voglia la nazionalizzazione finalizzata all'accordo di programma, allo smantellamento degli impianti inquinanti, alla chiusura delle fonti inquinanti e quindi, come dire, a soluzioni che sono completamente diverse rispetto a quelle che il governo ci sta prospettando. Abbiamo fatto una relazione in cui abbiamo fatto un'analisi dei costi che il governo ha sostenuto per sostenere migliaia di cassi integrati in questi anni, di quanto ha speso e di quanto spende ogni mese, e abbiamo tra l'altro specificato che al netto della vicenda Ilva, di quale sarà poi alla fine la scelta che ricadrà su Ilva, questa proposta organica si colloca benissimo in tutti i vari scenari, cioè la dico così, che si decida che l'Ilva è aperta, si decida che l'Ilva è chiusa, comunque sono proposte che si adeguano alle varie scelte che si fanno e che danno, come dire, per la prima volta il punto di vista dei lavoratori e non quello delle aziende, che è quello che ho detto a Conte. Ascoltateci e ascoltate quelle che sono una serie di proposte che nascono dai ragionamenti che abbiamo fatto con i lavoratori, perché queste sono proposte nate proprio dalle esigenze che i lavoratori hanno espresso, diciamo, in questi ultimi 24 mesi. Partiamo ora dagli incentivi, c'è un obiettivo, quello di arrivare ad una platea, diciamo, di 5.500 lavoratori, considerando appunto tutta una serie di misure per cui molti lavoratori poi andrebbero via attraverso innanzitutto una serie di misure di incentivi. Incentivi per quanto riguarda i lavoratori ArcelorMittal, incentivi per quanto riguarda i lavoratori Ilva in AS. Sì, allora la logica è esattamente quella che dici tu, quella di tentare di ridurre il numero
accompagnando i lavoratori, come dire, o alla pensione oppure dandoli un incentivo, diciamo, concreto, serio, che gli possa permettere poi alla fine di poter sviluppare altri ragionamenti, chiusa la vicenda Ilva. Quindi noi abbiamo fatto un'analisi dei costi, sia di spesa, cioè quanto oggi spende lo Stato per tenermi in cassa integrazione, e poi abbiamo anche indicato dove andare a prendere i soldi che servirebbero a finanziare gli incentivi. Faccio l'esempio, nel caso di Ilva in AS, nel 2018 furono stanziati 250 milioni per gli incentivi all'esodo, per circa 2.500 incentivi pari a 100.000 euro ciascuno. Di quei 250 milioni ad oggi ne sono stati spesi 130, ce ne sono 120 disponibili. Quindi il ragionamento qual è? C'hai i soldi fermi là, nessuno sta più aderendo perché la quota mano a mano si è abbassata, adesso siamo intorno alle 60-70 mila euro, quindi non ci saranno più adesioni. Hai ancora in pancia 1.700 lavoratori, secondo noi quella cifra, quei 120 milioni, li puoi spendere alzando l'incentivo, e noi chiediamo di portarlo a 175 mila euro, e facciamo anche un preventivo d'adesione. Noi diciamo, guarda, con una cifra del genere, secondo noi almeno un terzo dei dipendenti potrebbe accettare. Quanto risparmierebbe lo Stato con un terzo dei dipendenti che accetta quella proposta? 15 milioni di euro l'anno in cassa integrazione, che vanno ad abbattere il costo di circa 100 milioni che lo Stato ogni anno ha per sostenere i lavoratori con cassa integrazione e integrazione salariale. Idem per i lavoratori ArcelorMittal, stessa cifra con un numero più elevato. L'unica differenza è che il Vaina S è tutto il bacino dei dipendenti, quindi sia quelli che stanno a Taranto che quelli che stanno a Genova. ArcelorMittal è solo il bacino di Taranto, quindi l'incentivo sarebbe solamente per i dipendenti di Taranto. Qualcuno mi ha chiesto perché, la risposta è semplice: l'esubero dichiarato da parte di ArcelorMittal è solamente su Taranto, quindi non vedo con quale logica dovrei dare i soldi, come dire, perché ecco, la proposta è una proposta organica perché parte poi da quello che sarà il futuro dei dipendenti. È chiaro che la preoccupazione dello Stato deve essere quella, nel momento in cui il dipendente aderisce all'esodo volontario, di avere un gruzzoletto totale che gli consenta di andare avanti per i prossimi anni. Ecco, c'è una precisazione importante, una nota bene. L'incentivo all'esodo volontario dovrebbe riguardare tutti i dipendenti ArcelorMittal e Ilva in AS, tranne coloro che hanno maturato già i requisiti pensionistici o coloro che hanno, alla data di partenza dell'incentivo, hanno un massimo di 38 anni di contributi, prevedendo per questi ultimi un massimo di 15.000 euro per ogni anno che manca alla pensione. Ciò per evitare, come è accaduto, che numerosi sindacalisti furbetti sulla soglia della pensione o avendo già conseguito i requisiti pensionistici hanno ottenuto l'incentivo e quindi hanno fatto i furbetti e subito dopo se ne sono andati in pensione. Per evitare che si ripeta quello che è avvenuto nel 2018 con gente che ha preso l'incentivo avendo già maturato il diritto alla pensione, perché ecco, l'incentivo non è un regalo, l'incentivo è la prospettiva che tu hai poi per i prossimi anni di andare avanti. Se gli dai ad un lavoratore che ha già maturato il diritto alla pensione, è chiaro che gli stai facendo un regalo. Io all'epoca lo chiamai 13, no? Dissi ad alcuni dipendenti: avete fatto 13. Personalmente non ero d'accordo su questo schema. Quindi perché quella proposta? Per evitare che avvenga tutto ciò, e noi diciamo a un certo punto, fino a 38 anni e 11 mesi di contributi, ok, tu ti becchi, da 39 anni in poi tu ti becchi 15.000 euro per ogni anno che ti manca la pensione. In quel caso sono 4 anni, beccherai 60.000 euro e in più andrai in pensione. È un fatto anche di giustizia e di logica, perché altrimenti, come dire, ragioneremmo su schemi differenti. La questione dell'incentivo deve essere riparametrata agli anni di contributi dei lavoratori, cioè non puoi dare gli stessi soldi a uno a cui mancano 3 mesi, a uno a cui mancano 20 anni. Assurdo. Quindi questa è la logica, per evitare, come ho detto, che poi regaliamo soldi a persone che hanno l'opportunità, il salvagente della pensione, e quindi hanno un futuro già scritto, delineato, garantito.
Ci sono poi delle altre misure per l'accompagnamento alla pensione, sia di lavoratori ArcelorMittal sia di Ilva INAES, considerando l'aspetto appunto del lavoro usurante. Sì, lavoro usurante, noi lo stiamo ribadendo, questa è una proposta che avevamo già formulato, abbiamo chiesto poi tra l'altro di aprire una discussione su queste proposte al governo. Lavoro usurante che secondo noi è d'obbligo, il riconoscimento del lavoro usurante, della siderurgia, ciclo continuo, lavoro usurante. Io a Conte, il giorno che è venuto in prefettura, ho detto queste parole: lavorare all'Ilva di Taranto non è come lavorare in qualsiasi altro luogo. Un lavoratore dell'Ilva di Taranto, non lo dico io, lo dicono anche i vari studi, tra cui lo studio Sentieri, ha un'aspettativa di vita più bassa rispetto a un lavoratore comune in generale in Italia. Quindi è chiaro che noi ci aspettiamo che ci sia un ritorno positivo. Perché lavoro usurante? Perché tu prendi la siderurgia a ciclo continuo, quindi tutti coloro che hanno ruotato, che hanno lavorato all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto, e riconosci un numero di mesi pari a 4 per ogni anno che hanno lavorato all'interno della fabbrica. Tra l'altro diciamo al governo, guarda che questo ti manda in pensione subito circa un migliaio di dipendenti, che sono quelli a cui mancano tra gli 8 e 0 anni per andare in pensione. Tutti gli altri gli fa fare un bel salto in avanti, quindi nel caso di un dipendente con 23-24 anni di contributi si trova con quasi 10 anni in più, e quindi si avvicina di parecchio alla pensione, che poi è il vero problema che il governo si dovrebbe porre, no? Al netto degli incentivi, del riconoscimento. Cioè, devo far avvicinare questi dipendenti alla pensione, perché una prospettiva di futuro per questi dipendenti rispetto al disegno che il governo ha sullo stabilimento di Taranto probabilmente non c'è. Sulle ricollocazioni io lo dico, ci credo poco, perché andare a ricollocare persone che hanno una cinquantina d'anni ti diventa molto molto complicato, tra l'altro in una città in cui c'è un tasso di disoccupazione molto elevato e in cui si sta faticosamente, ecco questo lo riconosco, si sta faticosamente tentando di voltare pagina con tutti i problemi che noi conosciamo. Ci sono poi altre proposte a costo zero per i lavoratori Ilva INAES. Sì, c'è anche la questione amianto, perché a un certo punto diciamo il lavoro usurante o l'amianto, diciamo al governo dovresti modificare il decreto 2 ottobre 2003 e dare riconoscimento, come dire. Lì però il plafond di lavoratori interessati, perché è chiaro che non puoi fare una legge specifica sull'amianto per i lavoratori tarantini, a differenza della siderurgia, su cui lo puoi fare, sull'amianto lì la platea dei lavoratori sarebbe enorme, secondo me dal punto di vista economico non conveniente per il governo. Credo che sia questo il problema sulla questione amianto. Poi ci sono tutte le proposte. Come dicevi tu all'inizio, l'idea è: qual è il problema grosso che abbiamo oggi? Abbiamo un numero di lavoratori elevato rispetto alle attività che abbiamo da svolgere. Quindi è chiaro che sono proposte tese a ridurre l'organico. E io scendo i due ragionamenti. Io dico, un ragionamento si fa per il INAES e un ragionamento si fa per gli ArcelorMittal. Quindi incentivi per entrambi. Il INAES dovesse raggiungere un battente di circa 600 adesioni per gli incentivi, riverrebbero un migliaio di lavoratori. 500 li puoi destinare agli LPU, i lavori di pubblica utilità. Tra l'altro c'è un capitolo anche su questo, con un preventivo di spesa a carico della Regione Puglia che sarebbe di 3 milioni di euro l'anno. Quindi la possibilità per i comuni sino, per i comuni di appartenenza, di chiamare i lavoratori con una differenza ulteriore del 10% in più, dando a questi lavoratori il 10% in più, per operare sui comuni di appartenenza, quindi tra l'altro avendo anche un impatto sociale non indifferente, collaborando al miglioramento delle condizioni dei luoghi in cui si vive. Gli altri 500 che rimarrebbero, quindi 500 gli LPU, gli altri 500 fra bonifiche, anche su quello probabilmente in futuro presenteremo un altro documento, perché dal nostro punto di vista, avendo Taranto la questione delle bonifiche che è diventata centrale, secondo noi potrebbe diventare veramente un laboratorio di bonifica. Ecco, Ilva INAES potrebbe specializzarsi nelle questioni bonifiche, però anche qua ci vuole un chiaro indirizzo politico che ad oggi non c'è.
Ecco, abbiamo quindi analizzato tutte queste misure, queste proposte per, diciamo, prego. Altre, sì, ci sono le altre proposte che sono l'integrazione salariale per i lavoratori ILVA INAES, quindi la riconferma, e AMI, quindi di portare anche l'integrazione di circa 350 euro al mese per i lavoratori di ArcelorMittal, e in più ci sono le proposte a costo zero per i lavoratori in AES, che sono le procedure di missione a passivo per il TFR. Anche qua lo specifico, l'ente che eroga il TFR per i lavoratori ILVA in AES dovrebbe essere l'INPS, perché nel momento in cui la procedura di passivo dichiarerà che ci sono 0 euro, cioè 0 disponibilità, sarà il fondo INPS che interverrà. Quindi noi abbiamo scritto: non vi costa nulla, dovreste semplicemente anticipare la tempistica, ma il soggetto che paga al 99,99% sarà sempre lo stesso. Ma qualora non fosse così, comunque i soldi l'INPS potrebbe anticiparli e poi recuperarli successivamente dopo la procedura di missione a passivo, quindi la conclusione della procedura di fallimento. Quindi sono proposte che hanno i piedi per terra, c'è l'analisi di costo, e tra l'altro abbiamo fatto il risparmio che lo Stato otterrebbe facendo queste proposte, perché il paradosso è questo: lo Stato risparmierebbe spesa corrente in circa 50 milioni di euro l'anno se dovesse accettare, non tutte, ma una parte delle nostre proposte, che rispetto ai 100 milioni che vengono spesi annualmente dallo Stato per la cassa integrazione dei dipendenti, sarebbe un meno 50, un dato, come dire, sensibile, importante, quindi un dato che potresti ammortizzare nel giro di 4-5 anni. Rizzo, terminata questa parte appunto sulle proposte, io volevo un po' aprire una finestra su una situazione che mi è capitata mentre scendevo dalla prefettura, mentre mi allontanavo dalla prefettura per appunto ritornare dopo l'intervista a Conte. Ho incontrato dei lavoratori, un gruppo di lavoratori in via d'Aquino, una decina, una quindicina circa, i quali si sono dichiarati lavoratori non iscritti ad alcuna sigla sindacale, e mostravano uno striscione dove parlavano della necessità che ci sia sempre la cassa integrazione. Quindi lo striscione recitava: o integrazione salariale o caos. Volevo capire un po' di più su questa situazione della cassa integrazione. Allora, chiariamo un concetto: l'integrazione salariale che noi abbiamo previsto per i dipendenti AMI può avvenire, lo Stato ci può mettere i soldi nel momento in cui c'è la partecipazione dello Stato nel capitale di AMI in questo momento. Altrimenti potrebbe avvenire se AMI ha le disponibilità economiche per farlo, ma AMI sono 2 anni che dice che non c'ha soldi, e quindi quando è stato chiesto a AMI di integrare lo stipendio, la cassa integrazione ai dipendenti, ha sempre detto assolutamente di no. Quindi questo potrà avvenire nel momento in cui si farà la nuova società. Poi hai detto che non è iscritto al sindacato. Io ha visto l'intervista? Sì, diciamo che di quelli che hanno parlato, 3 su 5 sono iscritti al sindacato. Tra l'altro, uno è anche facente parte, se non sbaglio, del direttivo di un'altra organizzazione. Loro si sono qualificati liberi da sigle sindacali. Io poi chiaramente non è che potevo fare il DNA. Uno si dichiara non iscritto al sindacato, prendo la cosa per buona. Non è assolutamente una colpa, ben venga. Come dire, no, era solo una precisazione. Solo che uno, se è iscritto, deve dire che è iscritto, qual è il problema? Sì, io il primo che ha parlato non è iscritto al sindacato, il secondo, se ricordo, sì. Diciamo che c'erano alcuni iscritti. Perfetto, il punto vero è che c'è uno stato di malessere, però anche qua ritornano un po' le parole nostre, perché io ricordo bene quello che abbiamo detto e quello che abbiamo scritto. Quando scoppiò il casino dei dipendenti ILVA INAES per le graduatorie ingiuste, noi diciamo: guardate, questa è una battaglia di giustizia che deve vedere tutti in prima linea, perché il problema poi alla fine è vero qual è? Che si è creata una condizione che parte dalla situazione personale di ognuno di noi, cioè scatta quasi quel meccanismo secondo il quale noi pretendiamo di fare la guerra nel momento in cui veniamo colpiti direttamente. E non abbiamo purtroppo la capacità, lo dico a me stesso, di capire che quello che sta accadendo al mio collega domani mattina verrà
si scaricherà anche su di me, ma perché è una questione, come dire, tra l'altro anche storica, no? Ben venga che ci siano focolai di lavoratori, come dire, che stanno ecco, pressando, incentivando, è chiaro però che già è complicato intervenire su una vicenda e convincere il governo a farsi ascoltare, perché lo voglio ribadire. Noi siamo in una fase in cui sappiamo che c'è una trattativa tra ArcelorMittal e il governo tramite il dottor Arcuri di Invitalia, e noi siamo completamente all'oscuro rispetto ai temi, diciamo, grossi della trattativa, se non alcune informazioni generiche che ci ha dato il governo stesso, che c'è il numero dei lavoratori da discutere, il tipo di società, se a maggioranza pubblica o con il pubblico che ci mette solo i soldi, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che non sono nelle nostre disponibilità. Anche qua, ribadisco quello che ho detto prima, non è un caso che io abbia detto a un certo punto al Premier Conte: teneteci dentro, cioè ascoltate quello che vi diciamo, perché non lo diciamo nell'interesse del sindacato, lo diciamo nell'interesse dei lavoratori. E il primo problema che si dovrebbe porre il governo, prima ancora di pensare a che cosa facciamo della fabbrica, è come metto in sicurezza tutti i dipendenti, Ilva Enaes, Appalto Ilva e ArcelorMittal, cioè da lì si dovrebbe partire e non dalle esigenze della multinazionale.